Meghan Markle sarebbe sul piede di guerra, pronta a mettere in pratica una nuova e terribile vendetta. La corona inglese trema. In Inghilterra non si parla d'altro. Il figliol prodigo Harry è sulla strada del ritorno a casa. L'indiscrezione sembra avvalorata dagli ultimi aggiornamenti che raccontano di un'apertura da parte di Kate Middleton verso il cognato per agevolare una riconciliazione tra quest'ultimo e suo marito William. Una bellissima notizia che sta facendo ben sperare in un ritorno alla normalità, per quanto questa possa sembrare normale, con il duca di Sussex impiantato negli USA, o perlomeno in un periodo di pace. Prima gli auguri pubblici per Harry per il suo 40° compleanno, poi il rumor che vedrebbe il secondogenito di Re Carlo III a Londra per un incontro segreto con la principessa del Galles dopo una telefonata, pare di grande amicizia e affetto. In tutto questo, solo una persona brilla per essere totalmente ignorata, Meghan Markle. La duchessa di Sussex potrebbe essere furiosa. Meghan Markle non appare affatto nella strategia di riappacificazione messa in atto da Kate Middleton, tutt'altro. Indiscrezioni parlano anche di una presunta crisi tra lei e Harry, il quale in questi giorni si troverebbe a Londra, da solo, per alcuni progetti di beneficenza. Harry avrebbe anche incontrato suoi vecchi e cari amici, che, guarda caso, non sopporterebbero la moglie. Tutto questo fa pensare che il suo matrimonio stia scricchiolando. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Spear desidererebbe un riavvicinamento con la Royal Family, lanciando segnali che non sia felice a Montecito, la località dove la coppia risiede in California. Secondo l'articolo scritto da Maureen Callan sul Daily Mail, la separazione dall'ex attrice sarebbe vicina. La giornalista ha raccontato che Harry ha recentemente partecipato a eventi legati all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York senza Meghan, un fatto considerato significativo. La coppia inoltre sarebbe stata messa da parte dal mondo dell'intrattenimento a causa di una presunta scortesia di Meghan, considerata addirittura dispotica e in grado di far piangere persino uomini adulti. Come se non bastasse, Lady Sussex sarebbe stata anche assente a eventi importanti come gli Oscar e il Met Gala, il contratto con Netflix è a rischio e il compleanno di Harry sarebbe stato all'insegna di pochi amici, trascorso in un'atmosfera poco allegra. Tutto questo potrebbe, secondo gli esperti, far scatenare in Meghan Markle un nuovo desiderio di vendetta, magari rivelando altri segreti compromettenti della corona inglese, che vista l'esperienza potrebbe nuovamente tremare.